Eccoci, cari amici di pomeriggio, un altro dei nostri incontri con il direttore. E oggi in studio accanto a me ho Gianfranco Lupidii, dell'orchestra, il direttore artistico dell'Orchestra da Camera Benedetto Marcello, una istituzione storica per la città di Teramo e non solo. Caro direttore, benvenuto. Grazie, buonasera a tutto il pubblico, buonasera a te, grazie dell'invito, grazie a Rete 8. Sì, sono il direttore artistico dell'Associazione Orchestrale da Camera Benedetto Marcello che nasce ben 40 anni fa. Era, ricordo, il 29 settembre dell'84 e allora che eravamo giovanissimo ci siamo ritrovati in cinque strumentisti teramani. E dopo aver avuto un'esperienza anche abbastanza lunga di repertorio quartettistico, quindi repertorio di quartetto d'archi, essendo noi violinisti, violisti e Ecco, ti violoncellisti. interrompo per dire che sei anche il primo violino, chiaramente, Sì, dell'orchestra da camera. svolgo anche questa funzione, quando c'è bisogno anche faccio il solista con altri strumenti, se il repertorio ovviamente lo richiede. E quindi questo famoso 29 settembre abbiamo deciso di costituire l'Associazione Orchestrale da Camera, che poi abbiamo chiamato quasi casualmente Benedetto Marcello, perché in realtà col repertorio del compositore veneziano poco abbiamo a che fare, anche se gli inizi sono stati dedicati molto anche al repertorio barocco. Quindi questo 29 settembre che quest'anno ci aspetta e in cui compiremo 40 40 anni, quindi anni. insomma una storia importante all'interno di un territorio che avete, come dire, omaggiato di bellissima musica per tanto tempo. Spero proprio di sì, spero. Devo dire Assolutamente. che a un certo punto della nostra attività mi sono anche preso la briga di contare i concerti che avevamo fatto. Eccoci. E dopo il ventennale ho cominciato questa attività, ulteriore attività, tra l'altro scimmiottando anche altre importanti istituzioni. E devo dire che stiamo per arrivare a 1.400 concerti fatti. Caspita. Ovviamente questi quasi 1.400 concerti non sono stati realizzati tutti a Teramo, ma fanno parte sia della programmazione teramana, quindi locale, la nostra programmazione, l'attività di programmazione, che i concerti che poi teniamo fuori, Che senza fate. dimenticare che noi siamo stati un po' in tutti i continenti, da Sudafrica all'Egitto, all'Europa, un po' tutta, Sud America, Stati Uniti, Canada. Un'attività che quindi Quindi, non è solo un'attività, ecco, che si, di cui può godere il nostro territorio, certo, ma è ma è soprattutto un'attività culturale. un'attività anche di produzione. Che vuol dire di produzione? Noi pensiamo gli spettacoli da proporre al nostro pubblico e poi li realizziamo, cioè li assembliamo in loco. Quindi prove, solisti, eventuali direttori, organici orchestrali. E questo per la gran parte della nostra proposta artistica. Ovviamente non si esclude anche una parte di ospitalità. Che cos'è l'ospitalità? Sono dei Di gruppi già altri, formati chiaramente. che noi chiamiamo nelle nostre rassegne. Per esempio, dopo andremo a vedere adesso la nuova proposta, no? Il programma, diciamo così, che ci porta sino alla primavera di quest'anno, del 2024, con questi concerti. Allora, praticamente quest'anno abbiamo strutturato un po' quel che succede dal Covid, nel periodo post-Covid. Abbiamo strutturato il 2024 e l'annualità in tre periodi: periodo primaverile, Che quindi arriva fino al 14 aprile con fino al queste 14 aprile. quattro concerti. Quattro manifestazioni, poi ci sarà un periodo estivo che porterà le nostre proposte anche al di fuori del comune di Teramo, quindi di solito andiamo da Atri a Torricella, Mociano, Giulianova, insomma i comuni che ci vorranno dare ospitalità.
E poi invece abbiamo il grosso della stagione nel periodo autunnale, che quest'anno probabilmente faremo iniziare da questo fatidico 29 settembre per festeggiare insieme l'apertura della stagione autunnale, che ci porterà fino a dicembre con il tradizionale nostro concerto di Natale, che all'incirca cadrà verso metà di dicembre. Quindi insomma un'intensa attività di programmazione e poi di realizzazione. Intanto quanti musicisti fanno parte dell'orchestra Benedetto Marcello? Allora, i soci non sono molti, sono una quindicina, sono pressoché tutti musicisti. E l'organico orchestrale invece, che è differente ovviamente dai soci, certo, è composto come orchestra da camera, quindi soli archi, di 12-13 componenti. All'interno dell'associazione però ci sono altri gruppi che lavorano e si propongono sia alla città che al di fuori della città. Abbiamo un ensemble barocco, due violini, violoncello e clavicembalo, che collabora attivamente sia con solisti soprano che con un mandolinista o altri mandolinisti molto bravi. Poi abbiamo il quartetto d'archi, ovviamente, che quando serve propone Tosti, propone Mozart, propone altri repertori. Poi abbiamo anche un altro gruppo che si spinge un po' verso il contemporaneo, che è formato da violino, contrabbasso, soprano e pianoforte, con Massimiliano Caporale, Alba Riccioni, Roberto Della Vecchia e io. E tutti i professionisti che conosciamo, con certo, il nostro pubblico siamo tutti terramani, di grande spessore, ecco, questo lo dico io, non lo dici tu per modestia, ma è così, e siamo amici da sempre perché da quando studiavamo al conservatorio, allora il liceo musicale Braga di Teramo. Vogliamo andare a vedere quali sono stati. Allora, intanto diciamo che nella questa stagione, questa prima parte, diciamo così, della proposta della Benedetto Marcello, che arriva appunto fino al 14 aprile, sono quattro concerti, quattro eventi, due sono passati perché abbiamo avuto un concerto sabato 24 febbraio e Risonanze Liriche, di cui ci parlerai perché so che è andato molto bene, è ancora molto bene, è andato anche il concerto del Davide Rasetti Trio del 3 maggio, proprio di domenica scorsa. Certo, è una primavera musicale che si caratterizza praticamente per la presenza quasi totale di giovani. È una cosa che ci piace, esatto, molto. È una primavera quindi in tutti i sensi, e questo mi piace molto sottolinearlo. Altri ne avremo anche durante il corso dell'anno, ovviamente. L'apertura è stata un boom perché veramente ha raccolto tantissimo pubblico, e l'auditorium di Santa Maria Abitetto, che gentilmente ci concede il conservatorio, per cui colgo anche l'occasione per ringraziare la direzione del conservatorio, che ci è sempre veramente molto vicina, molto come vicina alla città. Sì, abbiamo avuto tra l'altro ospite da noi anche la vice direttrice del conservatorio, e c'è proprio questa quindi apertura. Colgo veramente l'occasione per ringraziarli, perché è giusto che si sappia che il conservatorio è aperto alla città, ed è quello che, oltre a formare le giovani leve della musica teramana. Quindi abbiamo avuto due giovani, Lorenzo Speca e Jessica Ricci, giovanissimi, ancora studiano, però già affermati, hanno avuto già riscontri sia a livello concertistico che di concorsi. Pensiamo che ad esempio Jessica Ricci ha vinto l'ultimo premio Caniglia, che tutti conoscono, come no, e di un concorso internazionale di grande rilievo. Sono stati supportati e accompagnati dall'esperienza del maestro Marco Moresco, che anche lui è abruzzese di Pescara, ma che non è solo pianista, è anche direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore di grande spessore. Il programma è stato davvero molto bello perché ha spaziato tra la musica tedesca alla musica italiana, alla musica francese. Si sono alternati i ragazzi solisti e poi hanno anche duettato insieme.
Quindi è stato Molto interessante. Ha riscontrato davvero molto, molto successo. Più vicino è stato invece il concerto tenuto sempre all'Auditorium di Santa Maria Abitetto il 3 marzo, questa domenica, e il Davide Rasetti Trio, anche qui dei giovanissimi. Davide Rasetti ha superato di poco i 20 anni. Io lo conosco da tempo perché nella nostra attività nelle scuole l'avevo incrociato al liceo musicale Delfico. Pianista, poi si è iscritto alla classe di jazz del Conservatorio di Teramo e poi ha trovato una sua strada e adesso vive a Rotterdam e sta sviluppando il suo linguaggio artistico accanto a due altri giovani musicisti, Gianluca Calò e Darren Harens. Si sono incontrati quindi a Rotterdam e hanno inciso il disco che andranno a presentare. Hanno presentato Tu Go Up. Esatto, il linguaggio ovviamente è totalmente diverso rispetto a quello della prima serata. È stato totalmente diverso perché dalla grande lirica, dal grande repertorio, si è passato a un nuovo linguaggio che mescola jazz, mescola funky, mescola il latino, e quindi veramente un linguaggio di ricerca. Ma l'evoluzione di questi tre ragazzi, già dall'uscita del disco, soli 6 mesi fa, si è già spinta ancor più in avanti, quindi è una evoluzione velocissima. Grazie anche, mi dicevano, alle residenze artistiche che hanno avuto occasione di mettere in atto e quindi vivere intere giornate facendo musica insieme, li ha fatti crescere in maniera esponenziale. Tra l'altro io Davide Rasetti l'ho conosciuto invece un paio di anni fa in questa esperienza molto interessante, una residenza artistica allargata, multidisciplinare, a Castelli, che si chiamava proprio all'interno del Festival Abruzzo dal Vivo, che insomma non si fa più, insomma, ci auguriamo invece che ritorni, perché era un bel... che il riscontro, infatti, che anche agli altri concerti, sì, ma io Davide lo conosco, quindi sì. Nonostante la giovane età è già conosciuto da si è fatto conoscere, anche tutti dicono bravissimo, cioè infatti... Molto interessante. Allora, questi sono due concerti che noi abbiamo già ascoltato, che i nostri amici telespettatori hanno potuto, chi ha potuto seguirli l'ha già visto, ma invece andiamo adesso a vedere quali sono gli altri due appuntamenti assolutamente da non perdere, quindi cari telespettatori, segnatevi date e orari, perché abbiamo due appuntamenti. Uno è tra pochi giorni, il 17, domenica 17 marzo alle ore 18. Qui c'è nella programmazione, o leggo, luogo da definire. Lo faremo sempre all'Auditorium di Santa Maria Abitetto, quindi lo abbiamo definito. Okay. Speravamo che la sala polifunzionale della provincia potesse essere riaperta, avevamo fatto anche la richiesta al Presidente, ma visti i tempi stretti abbiamo chiesto anche stavolta all'Auditorium, anche se piccolino, per l'orchestra, ma comunque... Perché vediamo che c'è l'orchestra, chiaramente l'orchestra della Camera Benedetto Marcello, e poi c'è con un clarinetto che è importante, Roberta Gottardi, il soprano Susanna Rigacci, dirige Flavio Emilio Scogna. Come nasce questo progetto? Diciamo questo, l'amicizia con Flavio, col maestro Scogna, è un'amicizia di antichissima data, di più che ventennale. Con lui abbiamo non solo fatto concerti a Roma, in Toscana, eccetera, ma abbiamo anche e soprattutto registrato due importanti CD. Che sono lo Stabat Mater di Pergolesi e lo Stabat Mater di Boccherini per l'etichetta Tactus, dietro sempre proposta del maestro Scogna. E hanno avuto un grande riscontro di critica nei giornali specializzati e anche di vendita, nonostante il nostro sia un settore ovviamente di nicchia. Quindi l'amicizia e la stima col maestro Scogna si è allungata nel tempo.
Questa proposta, la proposta di questo concerto, nasce proprio dal maestro Scogna, che ci ha proposto la registrazione di musiche originale di Gerald Finzi. Non tradisca il cognome, che è di sicura origine italiana, ma anche di origine ebraica, ma si tratta di un compositore inglese, perché nasce in Inghilterra e vive lì, si forma lì e la sua attività si svolge tutta in Inghilterra. Il periodo è quello della prima metà del Novecento, però è in Inghilterra, ma non solo adesso, anche se di raro ascolto, è molto stimato e sono musiche veramente molto intense, perché non so come definire, è un tardo romanticismo con dei grandi temi, ha scritto molto per archi. Quindi la proposta di questa serata sarà immediatamente successiva alla registrazione di questo nuovo CD, che sarà poi pubblicato per la Brilliant Classica, quindi, che è un'etichetta olandese molto, molto distribuita e di sicuro spessore artistico. Bene. Il programma quindi è particolare, cerchiamo sempre di proporre cose nuove, perché di sicuro è molto difficile, per cui questa è stata l'occasione da prendere al balzo. Registreremo all'interno sempre del Braga nei due giorni precedenti. E ci saranno, verranno proprio proposte al pubblico un pezzo per archi, l'Adagio. Uno dei, se non il più importante pezzo scritti da Gerald Finzi, che è il concerto per clarinetto, anche di grande difficoltà tecnica, è una cantata per soprano ed archi che si articola in cinque parti e che verrà proposta da Susanna Rigacci, che è un'altra amica ormai da tanti anni e con la quale abbiamo tenuto concerti, insomma, in tante parti. Benissimo. E allora, quindi, avete segnato, cari amici telespettatori, domenica 17 marzo, non perdete questo concerto così originale, nuovo, il lirismo musicale di Gerald Finzi, sempre all'auditorium di Santa Maria Abitetto alle ore 18. E l'ultimo appuntamento di questa prima parte della programmazione, lo ricordiamo, per questa annualità così importante, 40 anni, pensate, della Benedetto Marcello, dell'Orchestra della Camera Benedetto Marcello, domenica 14 aprile alle ore 18, sempre nell'auditorium di Santa Maria Abitetto, La morte e la fanciulla, il quartetto EOS ce lo propone. Altra realtà splendida di giovani, un giovane quartetto che si forma nel Conservatorio Romano di Santa Cecilia, io le ho conosciuti proprio lì, è formato da Elia Chiesa e Giacomo Del Papa al violino, Alessandro Acqui viola e Silvia Ancarani al violoncello. Perché questo concerto? Qui torniamo un po' al classico. Alla proposta più che classica. Haydn, che poi è il padre del quartetto d'archi, prima di lui c'erano le sonate a tre, quindi c'era il barocco, con Haydn si arriva al quartetto, è praticamente, tra virgolette, se si potesse dire, l'inventore del quartetto. Poi tra l'altro voglio sottolineare che Haydn nel periodo viennese è stato anche molto amico di Mozart. Quindi io quest'anno ho visitato la casa di Mozart, dove sono stati presentati i quartetti di Mozart con Haydn presente. Quindi è stata veramente una bella emozione. Quindi si andrà dal quartetto di Haydn, da un quartetto di Mozart, di Haydn, fino al quartetto La morte della fanciulla di Schubert, quindi pieno periodo romantico, è uno dei brani più famosi del romanticismo. Però parliamo del quartetto, sono giovanissimi, anche loro intorno ai 25 anni. Perché li abbiamo chiamati? Uno, perché li conosco personalmente e ne conosco il valore. Due, perché si sono già affermati al concorso Farulli di Fiesole, finalisti a un concorso a Ginevra, e adesso stanno preparando un concorso internazionale che è il Borciani di Parma, uno dei più importanti concorsi per quartetti d'arco. Perché Paolo Borciani, che tra l'altro ho avuto l'onore di avere come insegnante, era il primo violino storico del quartetto italiano. Ah, caspita.
E quindi preparando questo concerto gli ho detto: perché non venite a provare il programma a Teramo a prima di giugno? E allora abbiamo stabilito molto bene. Questa. Ecco, devo dire che in questa narrazione, in questa descrizione, tra l'altro veramente appassionata, grazie direttore, della programmazione dell'Orchestra della Camera Benedetto Marcello per questa nuova stagione musicale, intanto sottolineiamo veramente di nuovo la presenza importante di questi giovani talenti che un'istituzione storica come la vostra ha proprio l'accortezza di scegliere, portare alla conoscenza del grande pubblico, dando anche un'importante opportunità a questi ragazzi. Certo. Ma è un nostro dovere, io penso, quello di ospitare, di incentivare la presenza dei giovani all'interno delle nostre stagioni, perché poi si ritrovano vicine a persone invece che hanno avuto un trascorso, e quindi trovarsi nello stesso cartellone con prime parti di orchestre importanti, con direttori, con Susanna Rigacci, per fare l'esempio di questa prima parte, è per loro uno stimolo non indifferente. Importante, un'esperienza. Noi abbiamo sempre avuto questo diciamo valorizzare, fino ai concerti del Delfico che ricordavo prima, abbiamo fatto proprio suonato fisicamente con loro, col quintetto d'archi e loro come solisti, quindi è stato ancora un ulteriore importante compito della vostra istituzione. E ne avremo altri nel corso dell'anno. E noi l'aspettiamo, caro direttore, qui sempre a di pomeriggio, nei nostri incontri col direttore avremo sicuramente modo di parlare delle tante attività che l'Orchestra della Camera Benedetto Marcello insomma porta avanti da ben 40 anni, lo voglio ripetere ancora una volta, perché concedimi una cosa, non posso non ringraziare chi con me costruisce tutti i programmi, perché io da solo non ce la farei mai. Quindi ci sono i soci, c'è un consiglio direttivo con Clara Campi, vicepresidente, con Berardo Di Ferdinando e altri due componenti che fanno parte dell'orchestra. Poi ci sono le persone, forse le più importanti, Emiliano Macrini, che è il contrabbassista, che veramente è l'anima e il braccio di tutto, e Chiara Piersanti, che si occupa della stampa, che si occupa dei programmi, che si occupa, oltre a suonare la viola, e Emiliano a suonare il contrabbasso, ovviamente. Benissimo. Quindi senza di loro questo non potrebbe abbiamo essere possibile. Diciamo che sei in rappresentanza. Sì, esatto. Benissimo, allora grazie di essere stato con noi. Mi raccomando, cari telespettatori, avete segnato le due date importanti: domenica 17 marzo alle ore 18 e domenica 14 aprile alle ore 18, i due appuntamenti di cui abbiamo parlato, che verranno, che ci saranno prestissimo. Adesso io do la parola alla regia per i preziosi contributi che vorrà mandare in onda con voi. Ci vediamo il prossimo mercoledì per un altro incontro con il direttore. Grazie a tutti.